mercoledì 1 settembre. Ariete, settembre inizia un po' in sordina per colpa della luna in cancro che probabilmente non vi darà un attimo di tregua per qualche giorno. Alcune emozioni nascoste potrebbero venire alla luce e creare scompiglio, ma voi saprete reagire. Toro, la sintonia con alcune persone si fa più evidente e voi vi sentite molto ispirati. La luna in sestile al vostro segno vi darà una mano. Non frenate gli input positivi, ma accompagnateli cavalcando l'onda verso la direzione voluta. Gemelli, alcune affermazioni avrebbero fatto impensierire qualcun altro, ma voi siete troppo presi dalle vostre faccende per le preoccupazioni. Non date peso a ciò che vorrebbe portarvi fuori strada, le negatività non devono essere nutrite. Cancro, con la luna nel vostro cielo e la dissonanza con Mercurio, la vostra sensibilità unita al nervosismo potrebbe essere un mix davvero esplosivo. Trovate i vostri spazi personali in cui nessuno dovrebbe interferire, ne avete proprio molto bisogno. Leone, anche se non tutti sembrano propensi a seguire i vostri spunti, non vi perdete d'animo e alla fine dimostrerete gongolando che avete ragione. Qualche minuto di riflessione d'obbligo se dovete prendere importanti decisioni non rimandabili. Vergine, alcune intuizioni arriveranno giusto in tempo grazie alla luna in cancro e vi aiuteranno a barcamenarvi anche in territori sconosciuti. Qualcuno richiede un piccolo aiuto, concedetelo senza indugio. Se potete fare del bene, è meglio. Bilancia, non riuscirete a gestire tutte le situazioni, complice anche la quadratura lunare con Mercurio, prendere il toro per le corna è molto complicato. Rimanete un po' in disparte, senza esporvi troppo, la vostra immagine non ne soffrirà più di tanto. Scorpione, intrigati dalla luna in cancro, potreste dimenticare le promesse fatte in passato, meglio tornare sui vostri passi prima di cacciarvi nei guai. Troppa baldanza alla fine si rivela dannosa, volate basso e non rischierete di cadere vistosamente. Sagittario, la voglia di fare è davvero molta, ma forse le energie non sono all'altezza, poco male, cercate di fare una selezione in base all'importanza. Dovrete combattere contro di voi per realizzare che vi serve un appoggio, non c'è nulla di male. Capricorno, l'opposizione lunare renderà difficili le trattative per un contratto, specie se credete che il vostro interlocutore se ne stia approfittando. Non rischiate di prendere un granchio, occorre il parere di un esperto, anche se vi costerà caro. Acquario, anche se dovrete improvvisare, nessuno riuscirà a cogliervi impreparati. Buon per voi, questo vi favorirà, ma aumenterà anche le aspettative. Certamente perfezionisti come siete, puntate solo al top. Non sempre però si può raggiungere. Pesci, anche se le ferie sono terminate, tornare al lavoro non vi pesa più di tanto. Se poi amate ciò che state facendo, allora è ancora più facile. Non vi accontentate dei risultati iniziali, con un po' di pazienza ne conquisterete di migliori.